Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, ho appena cenato e volevo parlare un po' con voi. Dunque, non so ancora se riuscirò a registrare altri video, però ci voglio provare. E niente, allora, oggi sono stata al cimitero a trovare mio nonno e mia mamma. I miei defunti, ovvero mia mamma e mio nonno, e nel frattempo mi sono messa a fare tante passeggiate. Non ho potuto filmare perché non mi andava, però mi sono meritata questa bella passeggiata che faceva un freddo che tagliava la faccia. Già ve lo dico, sta facendo freddo adesso anche di qua. Lo so che magari da voi fa più caldo, ma secondo me è arrivato tutto il freddo che si è accumulato in questi giorni anche in tutta Italia. Vabbè, raga, in qualche modo doveva arrivare il freddo. Lo so che lo si odia il freddo, però meglio tardi che mai è arrivato il freddo. Comunque, niente. Allora, ho fatto una bella passeggiata. Stamattina mi sono stata a zonzo in casa, ovvero a zonzo, perché a zonzo fare il mio letto. Infatti, non so se lo vedete, ma questo è il mio letto bello fatto. Sì, lo so, lì vedete disordine, ma perché lì c'è la mia coperta e sotto il mio pigiama. La coperta che poi la metto di qua per scaldarmi la notte. Bella lunga, bella larga, sparsa sul letto. E niente, quindi ho voluto fare questo video perché farmi un po' di compagnia. Poi mi sono accorta nell'ultimo video che ho fatto che si sente non male, di più, bassissimo il video, cioè l'audio del video si sente basso. Stavolta con un altro montaggio, con un altro tipo di montaggio, senza che lo devo tagliare né niente, però come si dice, alzare di più l'audio perché un audio che si sente male o si sente basso, come suol dire, già so che ammazza il video. Quindi è brutto dire ammazza il video, ma non si capisce una mazza di ciò che faccio, di ciò che dico nel video. Comunque, nulla. Se mi trovate con questa giacca per stare in casa, perché non la esco più di casa, è troppo vecchia ormai. È perché ho un freddo boia, sto crepando di freddo. È vero, sì che ho la stoffa pellet in cucina, tra la cucina e la sala, ma preferisco di più, come si dice? Sì, preferisco di più avere la porta chiusa, perché se devo parlare voglio evitare che mia nonna si metta in mezzo. Sì, lo so, mi piace quando mia nonna si mette in mezzo per parlare con voi, ma quando è il mio momento, è il mio momento e non c'è bisogno che mi si metta in mezzo lei, però vabbè, dettagli. E quindi nulla, che parlerò un po' con voi, adesso vado a lavarmi i denti tra poco, dopo questo video breve, non so quanto sia breve, però vabbè. E non faccio nessuna light skincare routine perché l'ho già fatta. E se stanotte non sono troppo stanca, perché non so se ve lo prometto o meno, vorrei farvi un bel video ASMR. Adoro tanto fare video ASMR, non solo adoro guardarli, ma adoro anche farli. Già. E niente, questo è quanto. Quindi, raga, tenetevi pronti, che se vi beccate qualche video ASMR da parte mia, top. Fantastico. Già. Questo è il mio trucco di oggi, nulla di che, a parte i peli di mezzo alle balle, ma vabbè. Mi tolgo gli occhiali per farvelo vedere bene. E vabbè. E niente. E questo è il trucco che adesso ormai è bello che è sceso via, perché è così sceso, nel senso che si è un po' andato a farsi benedire, ma vabbè, dettagli. E ho messo un po' di terra, no, prima della terra ho messo il correttore. Vabbè, ho fatto prima asciugare la crema idratante, quella buona della Vichy,
E poi ho messo un po' di correttore, bronzer, la terra sarebbe, e poi ho messo un po' di blush e infine basta. Mi sono fatto un po' le sopracciglia, sono andata a farsi benedire, però vabbè, e niente. Non mi sono truccata gli occhi, ragazzi, non me la sono sentita, devo dire la verità. Non mi sono sentita di farvi vedere gli occhi. Di farvi vedere, scusate, di truccarmi gli occhi e vabbè, pazienza, raga. Sarà per un'altra volta. Intanto ho mangiato oggi dell'agnello fatto marinato. Era buono, sì, ma era troppo grasso, ragazzi. Devo dire la verità, era di una grassura incredibile. Il resto dell'agnello, sì, lo so, l'agnello deve essere magro, ma mi hanno fatto in un modo che a lei non le è piaciuto per niente e mi sa che non lo farà più l'agnello come ha fatto oggi. Già. Quindi ragazze, alla fine ho mangiato l'agnello, poi ho mangiato cosa? Mortadella, anche. Sì, della mortadella, della buona mortadella. E infine mi ho mangiato un tozzo di pane, ho avuto un bicchiere d'acqua, ma vabbè, dettagli. Adesso tra poco mi mangio un bello yogurtino, va bene? Vi racconto tutto ciò che faccio perché poi tanto chiudo il video e ci vedremo domani se riesco, ok? Sì, dico domani perché domani è lunedì, quando torno mi vedrete, farò spezzettone di video se riesco, non lo so. Non ne ho neanche idea se farò un video ASMR, ma se casomai non lo vedrete. Perché domani farò un video direttamente videoblog che riccio di quelli di quando vado in palestra e di quando ritorno dalla palestra. Va bene, ok? E niente. Quindi sono vestita anche così, non so se si capisce, ma vedete come sono vestita? C'ho questa maglia qua di sotto col cappuccio e poi niente. Allora, scusate, ma mi hanno interrotto, quello diceva che mi interrompeva. E niente, quindi alla fine questo è il mio outfit, come potete ben vedere. Vabbè, sì, ho messo le scarpe da tennis che ho tolto perché quando sono in casa vado solo di pantofoline. E ho queste pantaleggings, non proprio pantaleggings, ma pantaloni normali, semplici, vedete? Già. E niente, questo è quanto. Poi, infine, vabbè, sotto c'è una maglia di cotone barra estiva, presa la Maddalena col cigno. Sì, stavo dicendo cigno, anche no, col cigno, disegnato col cigno di Strass. Non ve la faccio vedere tanto, la vedrete quest'estate se la rimetto. Come l'ho messa adesso, la metterò anche d'estate per andare in palestra, anche per uscire fuori in giro a fare i video vlog, si vedrà. E nulla. Quindi ho deciso che anche questo inverno, se riesco, questo inverno, diciamo, dopo Natale, al prossimo anno, mi rivedrete in carreggiata a fare video, come si può dire, video vlog. Va bene, non vi prometto niente perché già la gente qua rompe le balls, però voglio provare a farlo. Aspettate perché mi sento una cuffia bagnata dopo aver messo. Aspettate. Sperando che mi sentiate perché avevo la cuffia un po' bagnaticcia, ma avevo da mettermi le gocce in collirio per gli occhi, quindi vabbè, dettagli. Comunque, spero che voi state bene, io sto benino. Benino si può dire perché quando metto le gocce è un po' una palla, ma pazienza, vanno messe le gocce. Anche se tante volte io un po', come si dice, mi dà fastidio quando mi devo mettere le gocce, ma è importante se non voglio rimanere cieca del tutto, perché ho un glaucoma, non so se voi l'avete capito, ma soffro di glaucoma, quindi di conseguenza mi tocca curarmi gli occhi mettendo delle gocce idonee per il mio malessere agli occhi. Non dico proprio, vabbè, non malessere, sì, malessere perché
Sono a rischio cecità se non metto il collirio. Quindi devo stare anche attenta a curarmi bene. Non è solo la psiche, ma anche gli occhi, le ossa, tutto, insomma. Perché sto andando in palestra? Per tenermi un po' più attiva anche a livello sedentario, visto che c'è una vita abbastanza sedentaria, per non stare sempre chiusa in casa, meglio me ne vado a fare un po' di attività fisica, che male non fa. Certo, non vado da sola, ma mi accompagnano delle persone, anzi, la mia amica barra educatrice, perché così almeno posso far sì che lei mi possa far sì, come sto parlando, comunque ci siamo capiti, posso fare in modo che non vado da sola, ma che, vabbè, non è molto lontano da qua, è in un posto, vabbè, chi è di Palau forse lo sa, è Alicia Colomba, ma tutti lo sanno che è Alicia Colomba, che mi segue sul canale YouTube, per chi conoscesse Palau, è abitudinario di Palau, viene per le vacanze qua a Palau, Alicia Colomba dovrebbe saperlo dove sta. È in una specie di strada salendo su tra un supermercato e un altro supermercato, se non erro. Perché nel Dettori, a fianco al Dettori, c'è Lupim, mi pare. E Lupim è proprio salendo dopo, affiancato al Dettori Market, se non mi spiego male io. Poi vabbè, documentatevi meglio voi. Perché, come lo spiego io, non lo spiego a nessuno, ovvero faccio un casino madonnale, però vabbè, dettagli. Quindi, detto tutto questo, io adesso, prima di lavarmi i denti, se mi riesce, mi mangio un bello yogurt. Dico mi riesce, perché non è sempre che mi piace mangiare lo yogurt, non che non mi piace. Sì, mi piace mangiare lo yogurt, ma aspetto o giorni, ho anche momenti per mangiare lo yogurt. C'è quello della Müller in frigo. C'è quello della Müller che è, come si dice? Che è della ciliegia. E quindi quello mangio di solito. Se no, mia nonna tante volte è abitudine a comprarmi il cocco quando vado alla spesa con lei, anche quando non ci vado, ma dovrei proprio andare alla spesa con lei perché così almeno vedo cosa voglio comprare e cosa vuole comprarmi anche lei. Ovviamente. Già. E quindi non capisco perché tutte le volte che lei va alla spesa non mi preparo anche io. Boh, vabbè, forse sarà perché voglio fare video. Ma non è una scusa, il video lo potrei fare anche andando alla spesa. Non mi costa niente prendere il telefonino e filmarmi mentre vado alla spesa, non devo per forza filmare, immortalare la gente che mi guarda mentre faccio il video, ma per esempio mi posso auto-immortalare io, auto-registrarmi io, cioè come sto facendo in questo esatto momento, che mi riprendo solo io e vado alla spesa cercando di più o meno farvi dedurre dove sto andando io senza inquadrare altro niente. Tipo quadrando soltanto io, percorrendo la strada insieme a voi, dicendovi sto andando in tale posto, raggiungo questa strada A, B e C, o così, vabbè, un discorso un po' stupido, però se non mi regge, tipo sto andando da punto B a punto A, o a punto A o a punto B, tipo adesso che ne so, se vado al Despar, proseguo per andare in via tal dettali. Vabbè, un po' spiegata alla cavolo di cane, ma mi avete capito più o meno. Perché non so se avete visto mai i miei video vlog, che è nuovo del canale, forse si fa. Se avete lo sbatti di girarvi parecchi video sul canale, anche fate un po' alla cavolo. Ma più o meno, forse avete idea di dove vado io a fare la spesa. Tra Eurospin, che forse non so se ho messo Eurospin, ma non credo. Tra Despar e altri tipi di negozi che tanto non vi ho mai inquadrato, proprio per questioni di privacy. E niente. E questo è quanto. Adesso comunque vi vorrei salutare perché sennò è già arrivato il momento che sono un po' troppo. Posso dire, sì, mi sto sbagliando perché sto già sentendo caldo. Comunque stavo dicendo, sono il momento che non voglio annoiare, quindi vabbè.
Bacio. Vado a lavarmi anche i denti dopo lo yogurt, sempre che non sia guastato, perché c'è anche questa possibilità. E ciao, mettete un bel like di supporto che è sempre importante per il canale ed è gratis anche iscrivervi. E commentate e attivate la campanellina per non dimenticare il mio canale YouTube, ovvero per non perdere i prossimi video. Aggiornamento sul canale YouTube. Ciao. Vi voglio bene. Ciao.